Medici, prima ancora che come oncologi medici dobbiamo fare la nostra parte in questa situazione di emergenza e cercare di proteggere i nostri pazienti e le nostre famiglie dall'infezione. Questa è la principale cosa, quindi dobbiamo contribuire a passare ai nostri pazienti e ai nostri colleghi tutte le norme che giornalmente vengono ripetute da tutti i canali possibili e immaginabili e che dovrebbero permetterci di sopravvivere a questa situazione così delicata e così particolare. Non posso che supportare pienamente la decisione presa dalla nostra associazione nazionale, l'AIOM, ricordando a tutti che un paziente che può guarire grazie a una chimioterapia adiuvante è un paziente urgente che deve essere trattato, ma tante delle nostre terapie, tante delle nostre visite di controllo oggi devono essere posticipate in maniera tale da non esporre nessuno, soprattutto i nostri pazienti, al contagio e da non propagare il contagio. Una chimioterapia in terza linea di una qualsiasi neoplasia non è un'urgenza e purtroppo, per quanto doloroso possa essere, va posticipata a tempi migliori e speriamo che con questi sforzi da parte di tutti questi tempi arrivino il prima possibile perché ce n'è veramente bisogno.